nell'ultimo decennio in tutti i paesi ricchi le adozioni internazionali sono crollate. Erano più di 42.000 nel 2004, hanno superato di poco le 15.000 nel 2013, due terzi in meno. In Italia solo negli ultimi 4 anni la diminuzione è stata del 50%. L'anno scorso non hanno superato quota 2.000, nel 2010 erano state più di 4.000. Cosa c'è dietro il crollo delle adozioni? La crisi economica non lascia più spazio alla generosità o i genitori di oggi sono meno disponibili di quelli di ieri? E cosa spinge quelli che ancora ci provano a non arrendersi mai di fronte alle difficoltà, di fronte ai timori? Ne parleremo oggi assieme a noi con diversi genitori adottivi, ex bambini adottati, tante storie per capire. La prima è quella di Enrico e Francesca De Tomasis, che hanno aperto la porta della loro casa al nostro Gabriele Camelo. Questo è il racconto. Allora, chiedi un po'. Dai Giorgio, dimmi. Dai, parla. No, dai, suggerisci quello. Va bene. Chiedi un po'. Qual è la domanda? Da dove vengo? La domanda è da dove vengo. Io sono nato a Roma, però come ci diciamo sempre, Giorgio, io sono metà italiano e metà cinese, perché avendo un figlio cinese come si fa a non essere un po' cinesi, no? Come pure Giorgio, metà cinese e metà italiano. Mi fai l'applauso e ce lo facciamo. La storia inizia nel 2001, quando mi sono sposata con Enrico e abbiamo deciso di mettere su una famiglia, è nato Matteo e poi dopo la nascita di Matteo desideravamo un secondo figlio che non arrivava e avevamo sempre in mente insomma l'idea di poter adottare un bambino, abbiamo trovato la determinazione per iniziare questo percorso. Dopo di questo c'è stato l'incontro con Giorgio, il nostro secondo figlio, in Cina, 3 anni fa. È stata la nostra seconda esperienza di genitorialità. Alle volte sento dire un figlio vostro, un figlio non vostro. Il rapporto è dovuto nascere piano piano, e si è dovuto costruire, si è costruito con Matteo da neonato, si è costruito con Giorgio che era un pochino più grande, 2 anni e mezzo, in una realtà un po' lontana. Qual è la cosa che hai trovato più difficile in tutto questo cammino? L'ultimo periodo prima di partire, perché avevo tante paure. La notte prima di incontrarlo ero molto spaventata, quando l'ho incontrato ancora, perché comunque poi dopo un paio di giorni insomma mi sono cominciata a rilassare. La mia domanda è facile. A una coppia che è spaventata e decide vorrebbe adottare, cosa gli diresti? Gli direi che qualsiasi timore si può affrontare, la gioia di un bambino, la gioia della gioia di un bambino, quello che ti riesce a trasmettere un bambino è incredibile. Quelle potranno essere le difficoltà di Giorgio in futuro a rapportarsi con l'ambiente esterno? Dovrà fare i conti insomma col suo essere cinese ed è importante che questo paese sia presente nella sua vita come anche nella nostra, perché in qualche misura abbiamo adottato anche quel paese. Giustamente per lui la vita è una gioia continua, un gioco continuo. Quando sorride che gli si chiudono definitivamente gli occhi, perché gli si disegna un sorriso che perdi proprio completamente la visione degli occhi, ma dà un senso di gioia. La cosa più bella di essere fratello di Giorgio è intanto di non essere solo e di avere qualcuno con cui stare. Poi, visto che è Giorgio, è una cosa diversa, perché uno così, un bambino così esuberante è difficile da trovare. Tutto cambia. Con un fratello, anche quando non ci si vede, sai che ci sta. Allora, spesso capita che quando le persone che incontri sanno che hai adottato ti dicono: ah, ma che bella cosa che avete fatto, è una bella azione. L'adozione non è una bella azione, l'adozione è accogliere un figlio
come un figlio che ti nasce, lo accogli nella tua pancia, un figlio adottato lo vai ad accogliere in un altro paese, ma è qualcosa che parte da te, è un tuo bisogno che incontra il bisogno del bambino. Marzia Masiello, ben arrivata, responsabile della sede romana dell'AIBI, l'Associazione Amici dei Bambini, uno degli enti impegnati a fianco nel sostegno dei genitori che decidono di intraprendere questo percorso dell'adozione internazionale. Io da lì voglio partire, no? Da quello che ci ha detto Francesca, cioè non è un atto di generosità soltanto, è l'incontro di due bisogni, è vero? Io direi che in primo luogo l'adozione è un atto giusto, un atto sociale giusto, perché è fondamentale anche farsi un po' una domanda, no? Che visione politica ma anche antropologica c'è dietro il progetto adottivo? Da una parte possiamo sottolineare o farci la domanda, è una visione individualistica? Una visione individualistica che ti porta quindi a perseguire il particolare, l'obiettivo particolare di mio figlio che porto a casa e finisce tutto lì? Non è così, perché la famiglia ci insegna: io non adotto solo mio figlio, ma adotto anche quel paese. Oppure è una visione, se vogliamo, in qualche modo statalista, in cui io sono un pezzo di un ingranaggio per un bene superiore che non governo e in qualche modo in cui sì partecipo ma non sono consapevole. Sulla base della sua esperienza, la per Amici dei Bambini non è neanche questo, perché per Amici dei Bambini è fondamentale che ci sia una visione della dignità della persona e di tutti i soggetti che collaborano con trasparenza e partecipazione a questo che è un progetto sociale essenzialmente, ed è una cosa meravigliosa sì umanamente, ma è un progetto sociale, è naturale, come ci insegnano le nostre mamme adottive, ma su un piano diverso, una naturalezza non individuale, al contrario sociale. Ecco, questo progetto sociale, no? Vediamolo dall'inizio. Quali sono le difficoltà che genitori che vogliono intraprendere questo cammino, aprirsi all'adozione internazionale in questo momento in Italia, devono affrontare? Beh, voi avete citato in inizio trasmissione proprio quello che è la nostra preoccupazione anche rispetto al calo dei dati, se guardiamo il crollo che c'è stato dal 2010 ad oggi. Lo vedremo bene in seguito. Quindi rispetto alle preoccupazioni fondamentali, sicuramente i costi sono un elemento fondamentale che le coppie si trovano ad affrontare. Io penso quanto sia importante per le coppie adottive la gratuità dell'adozione internazionale. È un punto fondamentale, come anche la politica estera, perché io parto appunto dai due assi, proprio per ritornare un po' ad una visione di atto giusto, cioè l'elemento della dignità della coppia, ma soprattutto del bambino che ha il diritto di essere accolto, e quindi l'adozione in quest'ottica deve essere considerata gratuita. C'è la cooperazione internazionale, perché per noi non ci stancheremo mai di dirlo, l'adozione è un progetto di cooperazione sostenibile, tra l'altro. Allora, approfondiremo questi temi fra un istante, ma adesso andiamo dalla nostra Eugenia, perché come sapete questa è una trasmissione che costruiamo insieme a voi. Allora, per contattarci avete modo di poterlo fare attraverso le indicazioni appunto di Eugenia. A te. Grazie Massimiliano. Sì, allora aspettiamo le vostre domande, le vostre considerazioni, opinioni, ma anche le vostre esperienze personali. Potete telefonarci al nostro numero verde 822 88 96, oppure potete mandarci una mail, siamo noi @tv2000.it, oppure raggiungeteci sui social network, cominciamo da Twitter, @siamonoitv2000, e poi venite a trovarci sulla nostra pagina di Facebook. Grazie Eugenia. Abbiamo parlato, lo avete appena sentito, no, delle difficoltà dei genitori adottivi, ma è giusto e io direi necessario parlare anche della gioia e della bellezza di questa esperienza, che è esperienza di amore e di accoglienza, proprio come ha fatto il CAI, ovvero il Centro Italiano Aiuti per l'Infanzia, che ha realizzato un esperimento originale, splendidamente raccontato in questo video che vediamo insieme.
Cara Daria, giornata importante. Caro Guido, ti scrivo oggi 25 settembre 2014 dal futuro. Cara Eleonora, il tempo è trascorso velocemente, ma se ritorni indietro con la memoria ricorderai tutte le paure. Metti in questo tuo percorso di vita tutta la passione, l'amore, la bellezza di cui ti so capace. Il cuore sembra scoppiare dalla gioia, ma anche dalla paura di non essere all'altezza. Momento di gioia infinita, la scoperta di una vita, non più solo voi due ma in cinque. Perché lui è un bimbo speciale e lo è in tutti i sensi, perché è il vostro meraviglioso bimbo. Misura bene le tue forze, anche quelle di Massimo. All'inizio sarà difficile, ma anche forse più semplice. La nostra famiglia ha intrapreso un viaggio. Viaggio che ancora adesso, 2014, non si sa dove ci porterà. Si parte per questa grande avventura, che sarà anche fatta di momenti bui, ma soprattutto di emozioni grandi ed irripetibili. Sii te stesso e in bocca al lupo. Ci vediamo tra 4 anni. Un bacio a te, Eleonora. Ce la puoi fare, credici, con affetto. Una lettera a se stessi, tornando nel giorno in cui la domanda di adozione è stata accettata. Con noi Luisa Quaranta del CAI, appunto il Centro Italiano Aiuti per l'Infanzia, è responsabile per la sezione del Lazio. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Insomma, è un momento importante. Abbiamo visto quanta emozione, quanti brividi anni dopo. È difficile non commuoversi. E soprattutto credo che momenti come questo facciano ricordare, come avete iniziato prima, che l'adozione è prima di tutto un atto d'amore. E quindi lo si dimostra affrontando le difficoltà, preparandosi. Forse adesso le cose sono anche un pochino più complicate, però ce la si può fare. I testimonial del video dicono ce la si può fare, esatto. Appunto, questa anche è la parola adesso. Magica. Allora io con voi, innanzitutto con lei, ma anche con la dottoressa Masiello, vorrei introdurre questo tema che abbiamo già accennato, no, a inizio trasmissione, il calo delle adozioni internazionali. Ci facciamo aiutare con un titolo di vita recentissimo del 12 febbraio scorso che appunto definisce le adozioni internazionali una crisi globale. Un calo importante, Luisa Quaranta. Io le vorrei chiedere di individuare i motivi di questo crollo, che è un crollo, diciamo, anche recente. È un crollo però che riguarda tutto il mondo e riguarda sia i paesi di accoglienza sia i paesi di origine dei bambini. Allora, nei paesi d'origine, cioè noi non ci rendiamo conto che le adozioni calano perché sembra impossibile, ma sono meno i bambini proposti per l'adozione internazionale. Sono meno perché le politiche di welfare anche in questi paesi che noi consideriamo stanno migliorando e quindi ci può essere la possibilità di aiutare le famiglie d'origine e non costringerle ad abbandonare i figli solo perché troppo povere. Si promuove soprattutto l'adozione nazionale. E quindi se l'adozione nazionale risponde al bisogno di famiglia di un bambino nel suo stesso paese, anche la domanda diminuisce. Esatto. C'è una slide che ci aiuta a capire quanto sia stato importante il crollo, soprattutto in determinati paesi europei, no? Tra il 2004 e il 2013. La Norvegia è in testa con meno 80%, a seguire la Spagna meno 79%, poi la Francia meno 67%, l'Italia meno 17%. Allora, io coinvolgerei su questo tema anche Marzia Masiello, che lo ricordiamo è la responsabile della sede romana dell'AIBI. Abbiamo detto, migliorano le condizioni, sì, di vita dei ragazzi nei paesi di origine. Io però su questo la fermo subito, ecco, perché dal nostro punto di vista sicuramente è sacrosanto quello che diceva la collega sul calo fisiologico che c'è a livello mondiale.
La cosa però significativa, io vi vorrei riportare all'attenzione un dato ONU del 2009, di un rapporto specifico, dove si sottolineava all'interno di quel rapporto come per dare una famiglia solo ed esclusivamente ai bambini orfani legati a motivazioni di HIV, bisognava raddoppiare, moltiplicare per 60 le adozioni mondiali che si facevano in quel momento, che erano circa 260.000. Fate questa moltiplicazione, vedete una voi che numero. Quindi, se da una parte è vero che gli stati si stanno anche infrastrutturando socialmente, ma l'esempio boliviano è un esempio molto molto significativo, no? Da una parte, perché non so, adesso abbiamo in Bolivia un numero importantissimo di famiglie, di associazioni di famiglie adottive, ma sono queste stesse famiglie che, avendo compreso la necessità naturalmente grazie all'adozione internazionale di infrastrutturarsi e di rendere prima di tutto sussidiaria questa risorsa, sono loro stesse che adesso chiedono al governo di riaprire. Perché? Perché l'adozione internazionale è un enzima e attivatore positivo di accoglienza anche all'interno degli stati. E poi c'è un altro elemento da non trascurare, che mentre a livello globale i nostri cugini, penso alla Francia, forse anche per similitudine, per vicinanza anche culturale, sono più vicini a noi alla Spagna, calavano già da un decennio, al contrario l'Italia saliva proprio perché aveva una specificità nella sua accoglienza molto diversa rispetto a quella di paesi a noi vicini. Ma allora qual è il fattore che ha scatenato questa diminuzione? In Italia, lei dice, questo crollo, certo. Chiaramente lo accennavo poc'anzi, una visione probabilmente politica frammentata di un'adozione che è, diciamo, non ha una visione comune, un'agenda. Guardi, mutuando proprio il senso del progetto di cooperazione, a livello di cooperazione adesso sono i temi dell'agenda globale del post del millennio, i temi del millennio e quindi del post 2015 che vengono messi a sistema dalle organizzazioni, l'eccessiva debolezza degli enti frammentati probabilmente da una parte in una mancanza di politica comune. In Italia sono una sessantina. No? Sì, però c'è una frammentazione tale che non ci consente di fare una proposta organica a livello, diciamo, di interlocuzione anche governativa, perché si possa andare quindi a creare un'agenda italiana, europea e internazionale su questo, che è un tema invece forte del Made in Italy e dell'accoglienza. Ecco. Ma mi faccio capire, perché appunto dobbiamo anche rendere chiara questa cosa. Certo. Qui. Uno dei fattori potrebbe essere o è il fatto che è complicato accedere all'adozione internazionale. La farraginosità, la complicazione degli iter, la lunghezza, i tempi lunghi, abbiamo detto, gli aspetti dei costi sono sicuramente un elemento. Disincentiva? Sì, c'è mancanza di fiducia nei confronti dell'adozione. In una parola, tutto questo, i tempi lunghi, la frammentazione e quindi anche una mancanza di politica estera nei confronti proprio della creazione di sinergie. Cosa si dovrebbe fare? Beh, guardi, noi proporremmo, e sarebbe appunto fondamentale, avere intanto una visione organica tra i vari soggetti addetti ai lavori, quindi enti, commissioni adozioni internazionali, in maniera tale che si possa creare poi una politica virtuosa all'estero, con accordi bilaterali, con una possibilità di rendere una maggiore appunto promozione dell'adozione, ma una gratuità dell'adozione è fondamentale. E questo è senza dubbio auspicabile. Invece, abbiamo, no, detto Bolivia, cioè, chi non, no? Si è fatto, non, ecco, si è fatto, chi non si è scoraggiato, si, insomma, si è fatto scoraggiare, abbiamo appunto, con noi nel pubblico Vincenzo Broccoli e Elisabetta Signorini, genitori adottivi. Addirittura Vincenzo è responsabile del gruppo famiglie locali del Lazio, proprio di AIBI. Allora, la vostra è una storia molto bella, perché qui l'adozione è doppia. Voi siete andati in Bolivia e siete diventati genitori di due ragazzi che arrivano da lì. Ci racconta un po' com'è successo. Allora, noi abbiamo effettuato due distinte adozioni. La prima è avvenuta nel 2005 in Bolivia. Siamo arrivati con una qualsiasi coppia che aveva il desiderio di poter effettuare l'adozione, non conoscevamo nessuno molto e ci siamo incamminati. Nel 2005 venivamo abbinati dallo Stato boliviano a un minore che era nostro figlio John. È stata la notizia più bella che età? John sorprendentemente aveva 10 mesi e mezzo, noi ci eravamo preparati a un bambino di 6 anni, avevamo comprato la cameretta, anzi, per due bambini con i letti a castello, quando ci ha chiamato il nostro ente che abbiamo adottato con Amici dei Bambini, ci ha chiamato e ci ha dato questa notizia,
siamo saltati un po' dalla sedia perché non ce l'aspettavamo. Non ve l'aspettavo, così Elisabetta, piccolo. Lei se lo ricorda il momento in cui è arrivata lì e ha visto per la prima volta John, sì, e anche il luogo in cui era? Mi emoziono perché entrare in un istituto ti cambia la vita, quindi noi con l'adozione non siamo diventati solo mamma e papà dei nostri figli, ma siamo diventati responsabili dei bambini che sono rimasti lì. Per noi è importante. E in quel momento, quando l'abbiamo incontrato, la prima domanda, io mi ero fatta diventare capelli scuri scuri, la prima domanda mi sono fatta, ma penserà che sono la sua mamma, mi vedrà come la sua mamma? Cioè, è chiaro, mi sono messa dalla parte del bambino, dalla parte di mio figlio e non dalla mia parte. È stata un'emozione che non dimentichi più, secondo me è una maternità naturale, infatti spaventa l'adozione anche per questo, invece posso dire che è veramente una maternità naturale. E l'incontro poi con la seconda figlia è stato dopo 5 anni, nel 2010, in Colombia. Noi ci siamo avvicinati, chiaramente abbiamo cominciato Veronica. Questo cammino. Veronica Leandra. Ed è stata un'adozione particolare perché ci siamo avvicinati ai cosiddetti bambini speciali. E anche lì, quando tu conosci l'argomento, non ti spaventa più. Quindi abbiamo capito che anche accogliere un bambino speciale, con dei bisogni speciali, poteva essere una cosa naturale, e così è stato. Vincenzo, voi, diciamo, intanto voglio chiedere se vi siete sentiti sostenuti, no, nel percorso, soprattutto quello successivo. Ma poi da dove nasce, un po' ce lo accennava, no? Avete incrociato lo sguardo di tanti altri bambini che purtroppo sono rimasti lì, no? Da dove nasce il suo impegno qui per rendere più possibile, più facile l'adozione per altri genitori? Sì, quello che ci ha cambiato la vita sostanzialmente è stato entrare nell'istituto di nostro figlio. Quel giorno io lo ricordo come se fosse ora. Lei è passata indenne con John in braccio, io sono stato assalito da tutti i bambini 5, 6, 7 anni che mi chiedevano se ero il loro papà e se ero lì per loro. Tutti quegli sguardi noi ce li siamo portati nel cuore e abbiamo capito che l'adozione diventava non solo più un fatto privato dove avevamo accolto nostro figlio, punto e basta, chiudere le porte di casa, ma condividere e fare qualcosa per tutti quei bambini che ancora aspettano in istituto, perché ci siamo accorti che tutto il nostro dolore, lo sconforto, la fatica per arrivare ad adottare nostro era niente in confronto all'attesa di un bambino per il quale i giorni sono tutti uguali e non ha nessuna certezza. Quindi una volta rientrati ci siamo messi a disposizione come famiglia per aiutare coppie che dovevano adottare, per tenere qualche corso informativo, dare qualche suggerimento, e da lì è nato un vero e proprio impegno. Sì, un impegno. Senta, lei ha sentito, no, del calo delle adozioni, avete sentito del calo delle adozioni e di come siano farraginose, lo avrete provato, no, le procedure per adottare. Oggi lo rifareste? Decisamente sì. Facciamo perché il terzo semplicemente per un problema di età, perché sennò avremmo pensato anche alla terza adozione. Però già aiutare per noi le coppie a non avere paura, a andare avanti, a superare difficoltà, per noi già questo è essere un pochino mamma e papà degli altri bambini. Bene, con noi qui al tavolo c'è Margherita Soledad Assetati, psicoterapeuta, giudice onorario presso il Tribunale dei Minorenni di Perugia. Grazie anche a lei per aver accettato l'invito. Lei ha un'esperienza più sul fronte nazionale. Ecco, io le vorrei chiedere questo. La farraginosità che abbiamo evidenziato nel racconto, ma che è superata dalla splendida esperienza, no, che abbiamo appena raccontato, è la stessa che riguarda le adozioni nazionali o, come dire, lì c'è un percorso più lineare? No, in assoluto credo che se stiamo con la realtà italiana ci sia davvero uno scarsissimo impegno politico e legislativo a rendere questa forma di essere famiglia attraverso l'adozione un impegno sociale. Quindi questo si vede in modo abbastanza evidente su quella che è l'adozione internazionale, ma si vede altrettanto su quella che è l'adozione nazionale, nel senso che ci sono delle difficoltà burocratiche, delle lungaggini, per cui una coppia inevitabilmente, io credo, si scoraggi. La burocrazia è tanta in Italia, ma per fare qualsiasi cosa se ci pensiamo, no? Quindi non è che sto dicendo qualcosa che nessuno di noi sa. La burocrazia è tanta e questa si vede tanto con i minori. Quindi i tribunali diciamo, sono l'apice di una punta di un iceberg, che però è tutto un sistema italiano. Cerchiamo di capire quali sono le principali difficoltà. Dal decreto di adottabilità, no, con cui si pronuncia un tribunale, al giorno dell'adozione, quanto tempo può passare?
Ok, le rispondo, ma prima le dico quanto tempo passa per arrivare ad un decreto di adottabilità, nel senso che ci vuole una media di circa 2 anni, facciamo una media nazionale, quindi ci sono tribunali un po' più veloci, ma tribunali con un bacino quindi, di utenza, due anni solo una per media decreto. Di 2 anni, giusto? Loro poi che lavorano negli enti me lo possono una volta dichiarato adottabile? Una volta dichiarato adottabile, se stiamo in Italia, dipende dall'età del bambino e quindi dalla idoneità dei genitori, età, che possono adottare dei bambini, e c'è da dire che in Italia, per esempio, sono pochi, tutto sommato, i bambini piccoli. Quindi sono mediamente, la media è di circa dai 5 anni in su. E non sono molte le coppie disponibili ad adottare bambini che sono un po' più grandi. Quindi può passare una media dai 2 ai 3 anni. E non è detto che ci si riesca. Tant'è vero che molte coppie, scoraggiate da questi tempi di attesa, provano l'adozione internazionale. Però devo dire una cosa che è importante. L'Italia, come gran parte di tutti quei paesi che abbiamo visto lì su quella schermata, noi siamo pieni di bambini in Italia, in case famiglia. Siamo pieni. O dichiarati in uno stato tale per cui potrebbero andare in un affidamento familiare, o dichiarati adottabili, o special needs, che secondo me è una categoria un pochino a parte in questo quadro. Detto ciò, voglio dire, abbiamo tanti bambini in Italia. Insomma, bisognerebbe creare procedure più snelle, questo mi pare il significato. E più collaborazione tra servizi e tribunali. Più tardi sentiremo anche la sua vicenda personale. Assolutamente, perché, insomma, sì. Insomma, lei l'adozione l'ha conosciuta, oltre a decidere ora, insomma, tra poco. Ne parleremo no? dopo, no? Adesso andiamo in pausa, poi di questi temi parleremo subito dopo. A tra poco. Nel filmato che abbiamo visto qualche minuto fa c'era un papà che diceva incontrare il figlio che hai deciso di adottare e intraprendere un viaggio, in un certo senso una sorta di nascita. Questo viaggio l'hanno intrapreso di sicuro Daniele, Nadia e Donato Saccoccio, tutti insieme. Io vi ringrazio per essere qui. Prego. Allora, parto da te Daniela, parto dalla mamma. Nel 2006 la decisione, no? La decisione di adottare un bambino. Tu avevi 42 anni, si può dire, lui 48. Perché Daniela questa decisione? Avevate già 2 figli grandi, insomma. Sì, aveva, i figli erano i suoi. E perché appunto avendo lui i figli io no, ho espresso questo desiderio. In realtà il fatto di decidere per l'adozione è stato un fulmine a ciel sereno. Ho incontrato un'amica, io volevo un figlio, ho incontrato un'amica, intanto stavo facendo gli accertamenti e questa amica era nel momento in cui stava per essere abbinata a quella che poi è diventata sua figlia. È come se mi si fosse aperto un mondo, cioè un mondo che non avevo mai considerato. E quindi da lì è partito tutto, ho cercato il modo migliore di parlarne con lui, perché poi sono quelle cose delicate che non è semplice trasmettere l'entusiasmo, eccetera. Così abbiamo iniziato in maniera molto... Daniele, tu sei stato subito d'accordo? Assolutamente sì. Perché ecco, è stato appunto un fulmine a ciel sereno. È una cosa che magari è scattata all'improvviso e da quel momento in poi è stata così coltivata fino alla conclusione, accelerando anche i tempi, nel senso che abbiamo cercato inizialmente avete pensato ad un bambino proveniente dall'est Europa, vero? Poi avete cambiato progressivamente idea? Sì, perché poi alla fine ci siamo così chiesti perché dall'est, nel senso che noi non abbiamo nessun problema, come si vede, insomma, dal colore della pelle. Cioè, un figlio è un figlio. Quindi non avete indicato nulla, messo nessuna pregiudiziale. No. Daniela, no? Voi vi siete dichiarati disponibile... Scusami, Daniele e Nadia. Vi siete dichiarati disponibile a entrambi gli ambiti, no? Prima parlavamo sia all'adozione nazionale che a quella internazionale. Ed è curiosa la vostra vicenda. Mamma e papà hanno avuto una vicenda particolare, perché... Vi siete trovati di fronte a una primissima scelta. Sì, e questo poi lui l'ho raccontato da poco, perché praticamente facendo l'adozione nazionale e internazionale può accadere che le cose si accavallino. E quindi accadde che noi fummo chiamati per la nazionale
E quindi avevano trovato un bambino da già sì, per voi. Sì, perché poi insomma questo dipende, poi gli esperti lo sanno anche molto dal decreto, come che tipo di decreto hai, se è piuttosto ampio come scelta, quindi hai più possibilità di essere chiamata sulla nazionale. E invece era donato il figlio che doveva arrivare. E lì sì, ci siamo trovati di fronte a una scelta nel momento in cui stavamo entrando dal giudice per dire ok, va bene per noi, e il giudice aveva scelto noi come coppia. È arrivata la telefonata dell'ente che ha fatto la proposta. In quel momento abbiamo dovuto scegliere se Africa o Italia. E poi comunque quando arrivi a quel punto dentro di te sai già tuo figlio chi è, dov'è. Penso, cioè almeno noi avevamo le idee chiare. E lì abbiamo detto no alla nazionale. Piangendo, disperandomi, perché non è bello scegliere. Ecco, l'adozione è proprio questo, non, è una, non deve essere, non ci devono essere scelte. Decidi di adottare e da lì in poi è tutto quanto quello che arriva, perché niente poi accade per caso. E quindi dopo il cosiddetto abbinamento, no? Quando si decide donato insomma quel bambino a quei genitori, sono trascorsi 4 mesi e poi il viaggio in Etiopia. Sì. Apprensione in quei mesi? Paura? Abbiamo sentito tanti genitori di non essere all'altezza? No. Desiderio avevamo di arrivare prima? Assolutamente sì. La volontà di accelerare i tempi, nel senso che questi giorni non passavano mai, perché aspettavamo, la stima era più o meno insomma il periodo dei 4 mesi. Noi cercavamo di poter accelerare in ogni modo questo periodo, perché avevamo appunto il desiderio di avere questo incontro. Noi avevamo solo 2 foto sue, perché lo conoscevamo attraverso quelle 2 sole foto. Cosa sapevate di lui? E lui, la storia sua, per quanto ci è stato detto ovviamente, è che era stato trovato per strada, era stato abbandonato dalla mamma in una strada di periferia, e quindi insomma da lì poi sono entrati in gioco gli enti del posto e l'hanno accolto in una casa famiglia, e da lì poi... Lì siete arrivati voi, l'incontro sì, con il papà e la mamma di Donato. Tu te lo ricordi, Nadia, quando sei arrivata in Etiopia, l'Etiopia è il paese, no? Sì, è stato bruttissimo, terribile l'incontro, perché lui... Lui aveva 18 mesi, era stato svegliato in quel momento, il momento in cui ci siamo incontrati lui era stranito perché l'avevano svegliato, tolto il ciuccio. E io devo essere sincera, la sensazione che ho avuto è stata di rifiuto, è vero, mamma non ti voleva, perché aveva paura di portarlo via da una situazione troppo bella. Cioè io lo vedevo tranquillo, sereno, in un mamma posto... Mamma già ti voleva troppo bene. Cioè, ho detto perché gli devo far del male? E invece poi il giorno dopo è scoppiato l'amore. Il giorno dopo anche lui era più sereno, più accogliente, perché all'inizio era un po' ritroso, ovviamente. Il nome è stato deciso in Africa, Donato? Donato alla vita. Lui, Donato, è stato scelto in ospedale quando sono riusciti a superare alcune cose. E ti piace questo nome? Donato? Ti piace? Allora, siete tornati tutti insieme in Italia. Sì. Quanto sono stati difficili quei primi tempi? O invece, ecco, che cosa... Di che cosa sentivate di aver bisogno, no? Per colmare gli anni che non siete stati insieme, ma in quel caso non i mesi, perché erano 18 mesi, però sì, importanti. È stato così naturale come progresso la vita insieme, che è come se fosse stato sempre con noi, insomma, è stata percepita così. E quindi erano le quotidianità di qualsiasi altra famiglia con un bambino in casa, insomma. C'è un episodio molto bello del secondo Natale, lo vuoi raccontare e condividere con noi? Quello del ciuccio? Sì, io l'ho letto e mi ha molto colpito. Donato decide di togliersi il ciuccio, di lasciare questo ciuccio fantomatico e di donarlo a Babbo Natale. E quindi praticamente la notte di Natale arriva e lui si toglie il ciuccio, dice Babbo Natale portalo tu ai bambini che ne hanno bisogno, perché a me non serve più questo ciuccio. E quindi da quel momento in poi non l'ha più cercato, e la mattina dopo quando si è svegliata gli ho detto Donato ti serve il ciuccio? Mamma mi manca ma non mi serve. Lui è stato sempre molto determinato, molto... Ma si vedeva che era un bambino indipendente. Come gli avete spiegato questa scelta, l'adozione, e anche il fatto che il colore della sua pelle è diverso dal vostro? Allora lui, noi da subito abbiamo iniziato, perché è stata una scelta condivisa, il fatto di doverlo rendere cosciente della
del suo colore, perché poi avrebbe incontrato, no? Persone che gliel'avrebbero chiesto, bambini soprattutto, e quindi già dai primi giorni facevamo vedere il cagnolino più scuro, il cagnolino più chiaro, e che quindi lui era il colore più scuro. Donato, tu che classe fai? Come ti trovi con i tuoi compagni, con le tue maestre? Gli racconti anche, insomma, un po' del paese da cui arrivi? Come faccio? Come faccio? È vero che una volta hai portato delle fotografie in classe? Hai portato delle foto? Vai. Cosa? Hai portato delle foto una volta ai tuoi compagni? Sì. Ed è stato bello mostrargliele? Sì. Io ringrazio Donato, papà Daniele e mamma Nadia per aver condiviso questa bella storia che senz'altro è d'amore ma anche, credo, di reciproco incontro. Grazie. Grazie. Grazie a tutti voi. Insomma, abbiamo sentito una bella storia, no? Una storia il cui percorso è stato importante ed è stato anche in qualche modo aiutato dall'ente al quale la famiglia Saccoccio si è rivolta per avviare appunto questo percorso. Ma spesso, magari per chi fa adozione nazionale, questo sostegno manca. Insomma, ci si trova una decisione del tribunale, bisogna affrontare una situazione che comunque è una situazione complessa da gestire, certo d'amore, ma comunque da gestire. Allora, la parola magica che noi adesso vogliamo affrontare è accompagnamento alla genitorialità, e lo facciamo grazie all'ospite che ci ha raggiunto qui al tavolo, ovvero Marco Bellavitis, che è responsabile della cooperativa sociale L'Accoglienza di Roma. E allora, la sua cooperativa Bellavitis offre da anni, direi, percorsi di sostegno a quella che abbiamo appunto definito genitorialità adottiva. Che cosa fate in particolare? Dunque, la nostra realtà nasce grazie alla disponibilità di una famiglia. Silvia e Giuseppe Dolfini hanno dato vita ormai da più di 20 anni a una casa famiglia che si chiama Casa Betania, che ancora oggi accoglie minori in stato di abbandono. E grazie a questa attività siamo venuti in contatto con numerose coppie adottive inviate dal Tribunale per i minorenni. Questo incontro ci ha fatto sviluppare una sensibilità, no, particolare riguardo al tema che accennava. Cioè, spesso le coppie adottive, dopo l'incontro con il bimbo, si trovano a vivere la loro genitorialità un pochino in solitudine. E per questo abbiamo dato vita già da diversi anni a dei percorsi di sostegno. Sono dei semplici gruppi di genitori adottivi che si ritrovano quindi durante l'anno per alcuni incontri di confronto e di condivisione delle loro emozioni. Senta, ha sentito, no, la testimonianza prima della dottoressa Setati, che è giudice onorario presso il Tribunale dei Minorenni di Perugia. Ci raccontava un po' i tempi dell'adozione nazionale e ci diceva in particolare che ci sono dei bambini che per anni, nonostante sia stato emesso il decreto di adottabilità, restano in casa famiglia. Si tratta soprattutto, no, di bimbi con gravi disabilità, insomma con gravi problemi di salute, o c'è qualcosa di più? Ci spieghi un po' la situazione. Allora, la nostra esperienza, vi posso raccontare i dati un po' di questa esperienza dei 20 anni delle nostre case famiglia. Noi in questi 20 anni abbiamo accolto circa 100 bimbi, le nostre case sono autorizzate al funzionamento per l'accoglienza di una fascia di età abbastanza piccola, quindi dalla nascita ai 9-10 anni. E su questi 100 bimbi accolti sicuramente la maggior parte rientra o in famiglia, i genitori quando hanno superato le loro difficoltà, oppure nella cerchia parentale più allargata. Un 40%, quindi circa 40 bimbi, hanno la dichiarazione dello stato di adottabilità. Mi ritrovo con l'analisi che è stata fatta nella regione Umbria, anche nel Lazio i tempi a volte sono molto lunghi, la burocrazia del tribunale porta a un tempo a volte intollerabile per bimbi così piccoli, che quindi rimangono anche 2 anni, 3 anni in casa famiglia, mentre noi vorremmo che i tempi fossero più brevi. Dicevo, la maggior parte di loro sicuramente trova una soluzione o il rientro in famiglia o in adozione. Alcuni di questi bimbi, pur essendo adottabili, faticano a trovare una famiglia adottiva perché sono bimbi molto speciali.
prima... Voi avete dato vita a case famiglie con questo target, no? Esatto, oltre a Casa Betania, esattamente, abbiamo aperto altre 3 case famiglia che ospitano oggi ciascuna 5 bimbi con una disabilità grave. Soltanto 2 di loro in questi 10 anni sono stati adottati, mentre gli altri, per gli altri siamo noi la loro famiglia, quindi sono 3 case molto diverse, in una vive una religiosa insieme a degli operatori, e in altre 2 case invece ci sono degli operatori che costituiscono la famiglia di questi bimbi e si prendono cura con amore di loro, nell'attesa che un giorno possa arrivare una famiglia adottiva, anche se ci rendiamo conto noi per primi che accudire un bimbo con una grave disabilità è complesso. Accompagnamento, parola magica, dicevo prima. Allora io vorrei far intervenire su questo Vincenzo Broccoli e Elisabetta Signorini per capire quanto l'accompagnamento in questo percorso, che è un percorso bellissimo ma pieno di ostacoli, quanto l'accompagnamento sia importante. Secondo noi è essenziale, è fondamentale, proprio per non sentirti da solo. Questo è quello che abbiamo percepito noi nell'accompagnamento da parte del nostro ente. C'erano comunque sempre molte famiglie pronte a sostenerci, anche quando siamo stati giù in Bolivia o giù in Colombia. E questo è quello che abbiamo cercato di fare noi, creando un gruppo di famiglie locali, aiutando soprattutto quelle nuove in attesa, proprio perché essendoci passati sapevamo che cosa si provava, quali erano le preoccupazioni, le frustrazioni, e quindi incoraggiarle, perché poi la parola magica è tenere duro, perché un figlio c'è e ti aspetta. Questo è quello che abbiamo imparato noi. Elisabetta. Questo accompagnamento è importante perché sicuramente le coppie si sentono un po' sole, un po' abbandonate, molte volte anche non capite, no? Perché chi non affronta questo tipo di percorso, sente, e quindi è importante non continuare a dare forza a queste coppie sia prima che anche dopo. Ecco, comunque, appunto, sul dopo io vorrei che lei... Dopo è importante perché noi continuiamo a incontrarci, a vederci, perché comunque poi l'inserimento in famiglia, l'inserimento anche nella scuola, quindi anche le problematiche con la scuola, quindi condividere anche tra di noi quelle che sono le difficoltà che si possono avere a scuola. Perché quali sono le fatiche, appunto, oltre quelle scolastiche, diciamo, più comuni? Beh, anche nella fase post-adottiva. Anche il fatto comunque, perché noi chiaramente siamo accoglienti, sappiamo di esserlo, però non sempre le persone intorno a noi lo sono, molte, quindi sono ancora tanti tabù sull'adozione, e quindi ancora vengono fatte delle domande che non... Sono, diciamo, difficoltà ambientali, di sì, rapporti, di sicuramente relazioni. Sì, sembra, ecco, quello che dicevano, appunto, hai fatto un bel gesto, un atto di generosità, ma non è così, insomma, è un atto di giustizia, perché noi stiamo comunque difendendo un diritto, il diritto di essere figli, perché quello è un diritto. E quindi è importante confrontarci anche dopo e accompagnarci nelle difficoltà. Allora io sentiamo, chiederei su questo l'aiuto sia della Masiello che della 40, perché sì. la signora Elisabetta ci introduce un tema: le difficoltà ambientali post-adottive. Io vorrei capire se il nostro è un paese, come dire, culturalmente pronto. Guardi, il nostro è un paese sicuramente che culturalmente ha manifestato la sua capacità di accoglienza negli anni passati, proprio perché comunque bambini con bisogni speciali, bambini piuttosto grandicelli, un'età trovano media anche accoglienza. Di accoglienza di 5,9-5,5 nel rapporto 2013 della Commissione Adozioni Internazionali, questo era il dato. Quando invece in paesi europei come l'Olanda, mi fa pensare, lì si adotta solo ed esclusivamente bambini al di sotto di una certa soglia di età. Quindi c'è veramente una capacità di accoglienza del nostro un paese. Un cuore grande. Il cuore grande c'è, però perché questo cuore grande possa realizzarsi c'è bisogno di tante componenti ambientali, come diceva lei. C'è un paese che supporta? C'è la famiglia, c'è la società, c'è la politica. Da questo punto di vista le politiche per la famiglia purtroppo non sono sufficienti ad oggi. Guardate, i dati dell'Istat di qualche giorno fa, o più aggiunti alla fotografia demografica di qualche tempo fa, ci racconta di un paese che intanto ha mostrato un 10% del calo delle famiglie con figli. Il professor Zamanni, eminentissimo presidente appunto del comitato scientifico dell'Osservatorio per la Famiglia, ci racconta
certa che di qui al 2031, se continueremo di questo passo, troviamo una società con 6 milioni e mezzo di famiglie senza figli. Abbiamo avuto i dati Istat di questo periodo in cui l'anno scorso sono nati 5.000 bambini in meno. L'adozione è naturalmente in questo contesto è fondamentale che possa essere... Ecco, io questo vorrei capire, mi farei aiutare dalla 40 del Centro Italiano Aiuti per l'Infanzia. Allora, la politica non aiuta, sintetizzo il discorso, aiuta poco le famiglie, ma perché per le famiglie con figli adottivi questa cosa pesa di più? Perché devono affrontare problemi maggiori, visto che i bambini arrivano a un'età più grande, dove quindi ci sono problemi di inserimento che in una famiglia cosiddetta naturale non esistono. E la questione è particolarmente importante in questo momento di crisi dei numeri. Se facciamo meno adozioni dobbiamo farle meglio, e allora per farle meglio dobbiamo poter accompagnare le coppie non soltanto durante l'attesa, non soltanto con la preparazione, non soltanto quando vanno nel loro paese, ma soprattutto dopo, e non limitandoci ai primi 2 anni che sono un po' la luna di miele, ma un accompagnamento che dura quanto possono essere lunghe le necessità del singolo figlio, della singola famiglia. L'inserimento scolastico, l'adolescenza, le prime esperienze, è lì che la famiglia deve trovare nell'ente, allora, se possibile, o nei servizi se funziona. Ascoltiamo un'esperienza concreta. Cerchiamo di vedere, Gabriella, se questo accompagnamento c'è stato, se c'è necessità. La testimonianza di Sabrina Crocioni, mamma adottiva, qui stiamo parlando di adozione nazionale, è una di quelle mamme che non si è tirata indietro di fronte alla scelta di accogliere delle bambine cosiddette speciali con delle difficoltà. Allora, intanto grazie per essere qui. Dunque, era sposata da quanto tempo quando ha deciso di voler adottare? Io mi sono sposata nel 2006, nel 96, e ho adottato nel 2006. E quanto tempo ci è voluto? Sette anni di lunga attesa, e avevamo fatto con mio marito, con Fabrizio, la domanda per l'adozione sia nazionale che internazionale, e abbiamo dovuto attendere, nonostante ciò, 7 lunghi anni. È vero che aspettavate con ansia questa chiamata, arrivavano tanti falsi allarmi? Di più, abbiamo ricevuto 2 falsi allarmi che ci hanno illusi in una maniera spaventosa, con una delusione altrettanto spaventosa. Cocente, certo. Veramente deludente. E dopo, alla fine, è arrivata la terza telefonata. Ecco, una telefonata che vi ha posto una scelta, dicevamo prima, non bisognerebbe spartire da una scelta, una scelta, scelta ci ha posto stata. Una scelta, perché è arrivata questa telefonata dall'assistente sociale di Terni, perché io vengo dall'Umbria, e la dottoressa ci diceva, l'assistente sociale appunto diceva, ci sono 2 bambine in Italia, una delle quali ha dei problemi. Che età avevano le bimbe? 14 mesi e 10 mesi l'altra. Siete disposti, nonostante questi tipi di problematiche, a prendere le bambine? Vi diamo del tempo per decidere e poi ci risentiamo. Io ho attaccato il telefono, ho raccontato, cioè ho detto quello che ci eravamo dette con l'assistente sociale a mio marito, poi ho ritirato, ci siamo guardati, abbiamo detto, ma che stiamo facendo? Subito sì. È bello sottolineare che c'è sempre una forte condivisione dietro questi progetti, sì, beh, no? C'è un'empatia forte, un accordo forte comunque, perché prima di prendere questa decisione c'è un accordo tra moglie e marito fortissima. Ecco, voi avete accolto 2 bambine, insomma, e c'erano delle difficoltà. Sì. Tornando un po' a quel discorso lì che facevamo, sì, vi siete mai sentiti impotenti di fronte a situazioni, sì, troppo difficili e abbandonati? Sì, molte volte, spesse volte. Io racconto la mia esperienza di figlia non unica, ma ho un fratello sacerdote che mi ha molto appoggiato. E dopo 4 mesi, dopo 4 mesi che ho preso le bambine, è morta mia madre, quindi da figlia viziata, che mi dedicavo al lavoro, io insegno, e allo studio, perché facevo dei master universitari, mi sono ritrovata ad essere quindi mamma a 360 gradi, e con una bambina, 2 bambine, una delle quali mi dava
un bel da fare, però avevo mamma alle spalle. Dopo morta mamma, purtroppo, dopo 4 mesi... Come ha fatto? Come ho fatto? Ho chiesto aiuto alla ASL. L'ASL, do 2 incontri dicendoci a me e a Fabrizio di stare calmi, che la bambina... Però qui devo aprire una parentesi, mi dispiace, ma devo venire un po' contro anche alla casa famiglia. Però è una mia opinione, è una mia opinione personale. Noi dalla casa famiglia non c'era stato detto tutto, quello, la problematica reale della bambina. Quindi le informazioni erano incomplete. No, esatto, le informazioni erano incomplete. Perché determinati atteggiamenti io non li ho ritrovati e quindi ho chiamato, quando mi sono accorta di alcune situazioni che per noi erano ingestibili, prima di chiamare l'ASL ho chiamato la casa famiglia dicendo come mai non mi erano state dette, forse eravamo inadeguati noi come genitori a sostenere questa situazione o era normale quella situazione. E c'era stato detto appunto che era normale quella situazione, quindi le notizie... Però è anche vero che non doveva essere la casa famiglia a informarvi, no, su questioni mediche, insomma, su questioni... No? Beh, oddio, e chi me le doveva dire, scusi, Ma attraverso delle visite, un medico, ma non io so, l'ho fatto facciamoci tutte. Aiutare da io, Bella Vitis. No, sicuramente ci sono tante esperienze diverse, tante case famiglia, sicuramente... Ma forse i servizi dovevano aiutare. I servizi sociali sviluppano il progetto... insieme alle case famiglia. Il motivo per cui noi accogliamo bimbi con disabilità è proprio per non gravare troppo le famiglie adottive. Quindi noi spieghiamo bene alle famiglie che arrivano e che sono disponibili all'adozione che il carico è molto importante. Quindi qualcuno se la sente, qualcun altro non se la sente, come è giusto che sia. Ora io non conosco la situazione della vostra casa famiglia, della vostra bimba. I servizi sociali sono stati un po' latitanti, diciamo. No, latitanti. Dopo ci hanno aiutati e come se ci hanno aiutati. È solo che poi alla fine abbiamo dovuto mettere le mani al portafoglio e farci aiutare da chi di dovere e tuttora lo stiamo facendo. Assettati, questa è una situazione, diciamo, abbastanza tipica. Tra l'altro viene dall'Umbria, come lei, insomma. Sì, però... è un altro distretto, diciamo così. Capito che è extraregionale. Diciamo che quello che succede è questo. Che capisco quello che dice la Sabrina nel momento in cui dice mi aspettavo quantomeno delle informazioni rispetto al comportamento, no? Questo è come quando un bambino, cioè un genitore manda a scuola il bambino e ci dovrebbe essere una collaborazione, no? Guarda, oggi ha fatto questo, ha fatto quell'altro. E non sempre, devo dire la verità, i servizi territoriali, quindi in questo caso assistenti sociali piuttosto che psicologhe, sanno esattamente quali sono le entità. A livello comportamentale parlo, non a livello di salute, perché le cartelle cliniche sono lì, sono alla mano, però a livello di comportamento nella quotidianità non sempre lo sanno. Quindi non c'è cattiva fede. Cattiva fede, c'è proprio un discorso che magari sarebbe utile che ci fosse un passaggio di informazioni o la casa famiglia, servizi sociali alla famiglia, oppure casa famiglia, famiglia, ma in un modo che sia costruttivo, soprattutto, ripeto, in termini di comportamenti, perché poi quelli sono quelli che questo sanno è stato la qualità della... È un problema in ordine psicologico. Comunque, che avete affrontato. Sì, sì, l'abbiamo affrontato, lo stiamo affrontando. Ma in che modo? A carte scoperte, dicendo le bambine oggi che sono state adottate? Sì, cioè, le condividendo bambine questo? Oggi sono state adottate, le bambine oggi sono 2 bambine inserite nella società in cui abitiamo. Conoscono, insomma, il loro... Lo conoscono benissimo che sono state adottate già dal 3° anno di vita, perché la più grande ha chiesto: mamma, ma io non sono uscita dalla tua pancia, era per Natale, e io ho detto la verità, sì, non sei uscita. Insomma, Sabrina, al di là di questi piccoli dettagli, aspetti, diciamo così, mi pare di capire che poi alla fine l'amore è grande, ha superato tutto, è no? È grande, per carità, sì, è grande. Diciamo che seppur avesse conosciuto tutti gli aspetti comportamentali... No, io l'avrei prese, ecco, tutte e due. Diciamolo con chiarezza. E perché... diciamo pure che io l'ho adottata, ma sono mie. Posso chiederle una cosa che io me lo domando sempre, no? Quando si adotta in Italia, no? E non è l'adozione internazionale, c'è un po' in casi come quello suo, no? A volte il timore che il bambino, ecco, nel caso in cui per esempio un bambino si è dato in affidamento, oppure non so, ci sia un processo un po' difficile... venendo da un'altra mamma, che quella mamma un giorno possa tornare nella vita, rifarsi viva, insomma, c'è questo timore, onestamente? Più che timore c'è il pensiero, l'idea che possa avverarsi c'è, ma questo con mio marito, con Fabrizio, l'abbiamo detto spesse volte, e per ottemperare a questa paura
abbiamo detto che andremo diverse volte in vacanza nel luogo dove loro sono nate, e se loro mai un giorno chiederanno di andare a cercare le loro radici, saremo noi stessi ad accompagnarle a, insieme, faremo questo percorso insieme come ne abbiamo fatti tanti, tutti, nel bene, nel male, con la gioia, con il dolore, affronteremo anche questa situazione. Eugenia, che sarà una cosa normale della vita. Andiamo da Eugenia. Sì, ci scrivono e ci telefonano i nostri telespettatori. Cominciamo dalla nostra pagina Facebook. C'è Rina che ci dice che gli elevati costi per adottare all'estero sono uno dei principali ostacoli, e ci racconta la sua esperienza dicendoci che appunto ha dovuto rinunciare con suo marito a una seconda adozione. E poi arriva una domanda tramite mail, ci scrive Simona, chiede se lei e suo marito, che hanno già 51 anni, possono comunque intraprendere un percorso di adozione. Allora, diamo le risposte. Affettati scuoteva un po' la testa sull'ultima. Iniziamo con Rina, no? La signora Rina, su Facebook, che ci diceva costa troppo l'adozione internazionale, sostanzialmente. Allora, quali sono i costi, Masiello? Ci sono costi differenziati, nel senso c'è una parte di costi per l'Italia, per quello che tradizionalmente è il servizio che gli enti poi in maniera diversificata naturalmente danno per tutti gli aspetti della procedura strettamente intesa in Italia, o anche per l'accompagnamento, diciamo, specifico dopo il conferimento del mandato, e ci sono invece costi estero. La variante grossa, magari la collega 40 può supportare anche questo aspetto, è proprio lì, perché noi naturalmente sulla base dei vari paesi in cui siamo presenti abbiamo un ventaglio di differenziazione molto ampio, nel senso rispetto, poi naturalmente sul sito si possono trovare tutti questi aspetti, tutte queste informazioni, ed è importante che le coppie possano averle anche sui siti, proprio certo, per trasparenza. Certo. E chiaramente, ecco, l'Albania può essere un paese, diciamo, per la parte estera sicuramente più economico rispetto alla Federazione Russa. Io le ho preso due assi, diciamo, portanti estremi, sì, sicuramente. Marcello, rivolgendosi a un'associazione piuttosto che un'altra in Italia, no? Faccio una domanda proprio così. C'è una differenziazione sulla base anche dei servizi. Assolutamente. Però la Masiello diceva che i costi sono soprattutto all'estero. Cerchiamo di quantificare. Ma mediamente, quanto può venire? È difficile, perché le differenze fra... La Setati dice tra i 20 e i 30 mila euro. Alla fine, se fai un computo di tutto, per noi, se si va a considerare il computo di tutto, rispetto però anche ai viaggi che la coppia poi affronta sul territorio, ma varia, guardi, veramente dire 20, dire 30 può variare. Ho capito, ma le famiglie ci devono prendere i mutui. Assolutamente sì, però è chiaro che adesso non siamo c'è qui. Un'agevolazione per una famiglia che intende adottare. Allora, le famiglie hanno diritto a dedurre dal proprio reddito, dalla denuncia dei redditi, il 50% delle spese di adozione, che sono tutte, e vengono certificate, no, sono deducibili. Deducibili, mi scusi, i commercialisti, no, per carità, mi scuseranno. Lo dico, l'ho imparato a memoria, perché mi hanno detto che c'è una grossa differenza, quindi temo di sì. ci tengo a precisare. Per esempio, un aspetto della mancanza di politiche verso la famiglia è che non sono né detraibili né deducibili tutte le spese dopo l'adozione. Quelle che non sono poche. Appunto, la signora adozione nazionale, ma poi quando i figli arrivano è la stessa storia, e tutto quello che spende non lo può dedurre. Attendo una risposta all'altra telespettatrice, no? Che chiedeva, a 51 anni possiamo io e mio marito adottare un bimbo? Sì. Aspettate, ci aiuti. Allora, no, scusate, lo so che è proprio brutto farlo in diretta, però questa cosa non che me la posso fare? Tenere. Allora, so, la CAI, che è la Commissione per le Adozioni Internazionali, dà il 50% di rimborso. Questo sulla carta. Nella realtà, l'anno scorso, erano siamo fermi al 2011 con il rimborso La CAI, quello è il rimborso della CAI. La deduzione rispetto al fisco è 50%. È un'altra cosa, però ripeto, fino al 2011, siamo nel 2014, poi piano piano approvato. Quindi questo per dire ancora che le politiche non appoggiano il sistema adozione. La CAI, per farlo capire ai nostri telespettatori, Commissione per le adozioni internazionali. E le politiche per aiutare e sostenere le famiglie adottive non ci sta, secondo me, mi dispiace. Abbiamo chiesto loro di essere qui in studio, tra alla l'altro. CAI, rappresentante della CAI. E non è la CAI, poi alla fine è il Parlamento che legifera, cioè la CAI è soltanto, diciamo, l'iceberg come tutte le cose. Ok, ritornando invece all'età, all'età di 51 anni, diciamo che in Italia c'è questa legge che, diciamo, impone che non ci sia un limite di età tra
la coppia che decide di adottare e il minore, la differenza, esatto, che non deve superare i 40 anni. Quindi tecnicamente loro possono fare richiesta, no? Sopra gli 11 anni. Significa che prenderanno un minore che avrà tra gli 11 e i 12 anni. Mattiello, è giusto questo? Cioè, a fronte di un paese che invecchia, si dice che insomma i 50 guardi, anni però, di oggi non so... Per noi è fondamentale proprio la specificità dell'accoglienza dei bambini piuttosto grandicelli, no? Cioè i 45 anni di età di differenza, per cui è chiaro che se una coppia a quell'età non può aspettarsi il bambino piccolino, anche perché... Anche se impropriamente probabilmente l'adozione è considerata come una fictio natura, no? Cioè, quindi come un'imitazione della realtà. Poi noi abbiamo detto in inizio trasmissione che l'adozione è un atto naturale e come tale è chiaro che come ha diritto di essere figlio il bambino di un anno, di due, di tre, ma perché non quello di 10? Mi viene da dire, quando poi sono delle adozioni sicuramente supportate nella dovuta maniera, accompagnate prima, durante e dopo, perché soprattutto quando si diventa famiglia dopo che si va supportati, perché no? È una bellissima scommessa di vita, ma è proprio il senso, come dicevamo inizialmente, antropologico delle adozioni internazionali, di apertura alla ricchezza della vita. La Crucioni poco fa ci diceva: io ho aspettato 7 anni per adottare un bambino. Questo vuol dire, io lo traduco, come dire, in termini giornalistici, molto semplificando, questo vuol dire che c'è stato un bambino lasciato in casa famiglia per 7 anni che potenzialmente poteva avere una casa. Bellavitis, ma questo è giusto? No, secondo me non è assolutamente giusto. Ora, nel caso loro non è stato così perché le bimbe avevano 10 mesi, però si raggiungono, come ho detto prima, un numero troppo elevato di anni, 2-3 anni. Questo a causa delle lungaggini di molti tribunali, a causa della carenza di risorse economiche per i servizi pubblici. Esatto. Se un assistente sociale non può fare le domiciliari, non può seguire i casi, non può approfondire la storia di quel bambino, rischia di fare un allontanamento troppo tardi e quindi tutta la catena si allunga. E quindi è anche un problema di politiche sociali, di risorse economiche. Allora, noi salutiamo Marco Bellavitis, lo ringraziamo, salutiamo anche Sabrina Crocioni. Allora, fin qui ci siamo occupati dei genitori adottivi, delle loro paure, delle loro speranze, delle loro attese. Subito dopo la pubblicità proviamo a rovesciare il punto di vista, perché parleremo, vi porteremo i racconti di chi è stato adottato e partiremo da una storia molto commovente, è quella di un ragazzo che ha intrapreso un lungo viaggio in Cile per ritrovare la mamma che da piccolo lo aveva abbandonato. Ci rivediamo tra pochissimo. Ritorniamo in studio, siamo noi, e se fin qui vi abbiamo raccontato la scelta dell'adozione attraverso lo sguardo dei genitori adottivi, adesso rovesciamo il punto di vista perché vogliamo ascoltare degli ex bambini adottati che oggi sono adulti, che sono chiamati a confrontarsi con il loro passato per poter costruire davvero un futuro, proprio come ha fatto e come sta facendo Florenzio. E la sua è una storia dura e commovente, una storia che ha filmato per noi Gabriele Camelo. Allora, io sono nato a Talca, paese del Cile, e sono rimasto lì fino all'età di 11 anni. Sono cresciuto, diciamo, in una situazione abbastanza complicata. Stavo quando chi? Là è morto. Ricordi belli, diciamo, del mio passato, della mia vita, non ne ho. I traumi che mi ricordo da bambino erano le botte che si davano mio padre con mia madre. Sono stato abbandonato da mia madre e sono stato cresciuto da mio padre, che mi ha fatto da padre e da madre fino a una certa età, finché purtroppo è venuto a mancare ed è affogato. Da qui stava nuotando fino all'altra parte, era quasi arrivato. Per me in quel momento era morto mio padre e mia madre. Per me è come se avessi sentito la sua presenza lì. Ho voluto dare l'ultimo saluto a mio padre, ero un bambino quando stavo là. Sono rimasto da solo. Troppe volte ho dovuto mangiare, diciamo, ciò che ho trovato dentro i secchioni di immondizia. Poi però sono stato vagabondo fino all'età di 10 anni. Dopodiché, diciamo, ho avuto la fortuna di essere stato adottato da questa famiglia italiana. Tutto questo spero che anche per lui è molto bello, anzi, anche di più lo sarà, perché troverà ad aspettarlo con ansia una nuova brava mamma e un nuovo bravo papà. Anche se io non ho conosciuto la mia vera madre,
non mi interessa, perché adesso ho una nuova madre che mi vuole tanto bene. Io la considero come la mia vera madre, perché lei mi ha voluto sempre bene da quando sono arrivato qui in Italia. Una volta, parlando con le amiche, stavamo in discorso di gravidanze, io neanche me ne ero accorta, ho detto quando ero incinta di Fiorenza. Mi hanno guardato l'amica e dice: ma che hai detto? Che ho detto? Mi è venuto spontaneo, non ero neanche io accorta di quello che avevo detto, perché talmente per me è come se l'avessi fatto. Fino al 2007 ho provato, diciamo, un po' di diniego per il mio passato. Sono iniziato a subentrare, ho iniziato a pormi tante domande. A queste domande una risposta l'avrebbe potuta dare colei che mi ha messo al mondo e le persone che mi hanno visto crescere. È subentrata la curiosità di sapere se avevo dei fratelli, se mia madre biologica fosse ancora viva. Sono partito, mi sono fatto questo viaggio. Amore, dove viene? In cerca di mia madre. Ah, eccola. L'ho trovata. Abbracciati, lei mi ha chiesto scusa, scusami figlio mio per tutto quello che ho fatto, mi ha baciato, abbracciato e dopodiché mi ha chiesto: ma sei sicuro di essere mio figlio? Mia madre biologica mi ha chiesto scusa per avermi abbandonato, anche se sono certo che le sue scuse non siano state sincere. Sono stato con lei 4 giorni, ho provato a chiamarla mamma, mi sono sentito male e l'ho vista come una mancanza di rispetto per mia madre e mia madre adottiva. È che tu papà tenia tanto io pure fuori da un bianco. Ah! Oh, ecco, lei mi ha dato le risposte che cercavo, lei mi ha parlato degli altri fratelli che aveva abbandonato. Siamo una amica di Spagna che è molto linda, la mia moglie è molto linda. Mamma? Quella? Mia 24. E tu che con chi ne stai? La mia se la chiamano un'adozione. È un'adozione también ella? Sì. Anzi, disse lei, io ho un sogno nel cassetto che è quello di vivere con voi tutti quanti insieme un giorno. E io l'ho detto, mi dispiace ma credo che il tuo sogno non si realizzerà mai, ho detto. Perché la mia famiglia non è qui, ma bensì in Italia. Sono andato anche a cercare i parenti di mio padre e tra cui ho trovato la zia Estelle, che era la sorella maggiore di papà. Signora, si se ricorda di me? Guarda signora, si accorda di me? Non mi accorgo da poco! Non si accorda di me? Non si accorda? No! Io mi chiamo Lorenzo Raul. Le prime parole che disse: non mi dimenticherò mai quando quella maledetta di tua madre ti ha sotterrato vivo. Che le ha raccontato quando mi ha tolto dalla buca e da quando un'altra volta mi dovette pulire tutto il viso perché ero colmo di sangue. Che lei mi ha gonfiato le botte, quindi usciva il sangue dappertutto. Quindi ho detto, per me lei non è niente, non è nulla. Mia madre è colei che vive qua sotto casa mia. Lei è tutto per me. Basta. Anche magari a volte parliamo, lei mi fa delle domande su mia madre biologica, colei che sta in Cile.
mi fa la domanda, la tipica domanda: ma l'hai sentita più tua madre, ma come sta? E io le faccio a lei, vedo che stai bene. ma tua madre, vedo che stai bene. Ah, insomma, un po' spiritoso, ho detto, mamma, mia madre sei tu per me. Adesso io le voglio molto bene, perché mi sono anche accorto che avere una madre è bellissimo invece di non averla. Io sto crescendo attualmente mio figlio e ti dicono tutti quanti, danno il consiglio di non viziare il figlio. Io non li sento, non li ascolto proprio. A lui sto dando tutto ciò che non ho avuto io. È la cosa più bella che mi sia capitata negli ultimi anni. Margherita Soledad Assetati, questa storia di Florenzio, la necessità di ricomporre i tanti pezzi mancanti, le domande, le è molto familiare. Oltretutto lei viene dal Cile e come lui è mamma. Sì. È vero che poi in misure diverse, però la necessità di avere qualche informazione rispetto alle proprie origini è... Lei è stata adottata, aveva 8 anni? Io avevo 8 anni, sì. Quindi come Florenzio mi ricordo da dove vengo, la lingua, tutto quanto. Tra l'altro, insomma, ho anche passato dei bellissimi momenti in Cile. Il Cile era un paese sotto la dittatura, ricordiamoci questo. In questo momento il Cile è un paese che sta anche meglio dell'Italia. Però all'epoca certamente la vita non era semplice. E detto ciò, anche io come Florenzio ho fatto il mio viaggio di ricerca verso le origini. Nel mio caso le origini le ho vissute in che modo? Perché nell'adozione internazionale il fatto di essere somaticamente diversi ha un suo impatto quando certo. Cresci. E quindi le origini per noi non rappresentano solo il fatto di andare a cercare la mamma che ti ha generato, o il papà, o i fratelli, o le sorelle. È anche mancante. Un discorso culturale, no? Quindi riprendere i sapori, gli odori, i paesaggi, i posti e gli amici. Perché tutto questo fa parte di una cultura, di Lei una persona partita? Che cresce. Io son partita, sì, varie volte. La prima volta avevo 20 anni e sono stata lì con un biglietto aperto, quindi che circa 8 mesi. Mamma? Io sono orfana di madre, quindi c'era poco da sapere, però ho voluto comunque fare questo viaggio proprio per sapere cos'è che mi mancava. Cioè, c'è sempre questo pezzettino, questo pezzo di un puzzle, anche completo se vogliamo, perché quando uno cresce piano piano il puzzle lo mette a posto, ma ci sarà sempre quel pezzettino mancante. Allora, per chi è leggermente ossessivo come sono io, avere questo pezzettino mancante mi disturbava, quindi sono andata più volte. L'hai ritrovato il pezzettino? A volte sì, a volte no. Dipende dal senso e dal valore che uno dà a quel pezzo. A volte può essere molto grande, a volte può essere molto piccolo. Gabriele, abbiamo visto Vincenzo e Elisabetta, no? Particolarmente commossi. È così? Microfono in mano, perché sennò non sentiamo. Sì, molto, perché ci fa pensare anche ai nostri figli che particolarmente il primo, molto piccolino, ha vissuto le sue origini e le vive attraverso i nostri ricordi e potrebbe avere questo bisogno per completare la sua identità, sebbene in questo momento sia felice e sereno. Che voi naturalmente non ostacolerete, immagino. No, noi il fatto dell'adozione internazionale ci permette di vivere le sue origini come una risorsa. Noi ci sentiamo una famiglia italo-bolivo-colombiana, nel senso che abbiamo abbracciato noi la loro cultura, è bellissimo e ci fa sentire più aperti. Ma lo accompagnerete questo desiderio se dovesse insorgere e se sì come? Lui ogni tanto parliamo, insomma, abbiamo sempre parlato molto apertamente. E noi siamo legati a quel paese, lui lo sa, lui ha detto che un giorno vorrà tornarci insieme e mia figlia subito ha detto allora andiamo anche in Colombia, ho detto sicuramente e se vorranno andremo insieme e riscopriremo le loro origini, perché è giusto che sia così. Comunque noi ci sentiamo la loro mamma e il loro papà, quindi niente può mettere in dubbio, quindi è anche giusto accompagnarli in questo viaggio. Bene, avranno da viaggiare probabilmente i signori Broccoli. La tua famiglia, Margherita Soledad, come l'ha vissuto quando sei andata lì? Hanno avuto paura? No. La mia famiglia ha avuto un'apertura mentale anche di un certo tipo, nel senso che io ero molto indecisa su cosa fare da grande e quindi ho detto
vorrei usare quest'anno per capire cosa voglio fare. Mio padre ha detto, purché non sia un anno perso? Esatto. Ok, quindi ha detto, sono andata lì, sono stata tanto tempo, tant'è che ho recuperato la lingua, cioè in quel modo non ho perso quell'anno sabbatico. Io però vorrei capire, sia dalla Masiello sia dalla 40, no? Quanto è importante e quanto è diffuso, no? Questo desiderio da parte dei figli adottati di conoscere le proprie origini, 40. Noi organizziamo da una vita i viaggi di ritorno alle origini. Abbiamo cominciato riportando i ragazzi in India, i ragazzi naturalmente che lo desideravano, con una preparazione attenta perché questo ritorno non fosse destabilizzante, e il viaggio avviene in gruppo, sempre con l'accompagnamento di uno dei nostri psicologi, che quindi ormai ha stabilito un rapporto. Anche lì c'è un accompagnamento esattamente forte, no? Momento delicato. Non è tanto, lo diceva anche la dottoressa, non è tanto andare a ritrovare i familiari, anche se poi può capitare, è andare a vedere i posti da cui sono partiti, e molte volte ritrovano anche gli operatori che erano presenti, difficilmente ritrovano i compagni di allora, però è un riappropriarsi della di un pezzo terra, della ma vita. Della propria vita. Certo. Masiello. Sicuramente il tema delle origini è fondamentale, poi l'adozione è relazione, quindi perché negare questo aspetto relazionale che invece è fondante nel momento in cui tu vai a scoprire una parte di te che fa la tua visione del mondo, che quindi ti aiuta a mappare il territorio, il tuo ambiente, i tuoi valori, le tue credenze, e quindi la possibilità di essere te stesso, di conseguenza quindi è un elemento fondamentale per cui le coppie vanno accompagnate lì dove dovessero profilarsi possibilità e necessità di questo tipo con i bambini ormai cresciuti. Certo. Quindi diventati... Loris ha tanti pezzi, no? Loris Cohen Antonucci, fondatore dell'associazione Astronascente, tanti pezzi che mancavano, una storia di adozione non proprio felice, no? La ricerca delle origini è stata un passaggio importante, poi è diventata un impegno sociale. Sì, sì, esatto. Io tu sono... sei nato con un nome, ti chiamavi Pino, poi sei stato Paolo, adottato. Ah beh, sì, lì c'è poi proprio adesso cambierai di nuovo tra qualche anno. No, basta. Siamo fermi. Così. Che cosa è successo? Io vengo abbandonato piccolissimo, appena nato, e poi vengo adottato a 3 mesi con la famiglia che ho tuttora, e quindi non ho alcun ricordo del passato assolutamente. Poi a un certo punto il desiderio naturale di conoscere queste origini, ma più per curiosità, non è mai stata un'ossessione, una ragione di vita. Ma la tua vita nella famiglia adottiva è stata una vita serena? Ma diciamo che non è proprio la situazione ideale, non ci sono mai andato tantissimo d'accordo, ma non c'entra l'adozione, è una cosa che può avvenire assolutamente tra figli biologici normalmente, ecco. Quindi lo voglio specificare, questo non è quindi che... le tue domande non nascevano da quel senso. Assolutamente no, assolutamente no. E quindi a un certo punto ho avuto questa curiosità. Avevi 18 anni, no? Più o meno. Ti la curiosità mi è venuta prima. Sì, però 18 anni ti rechi nell'ospedale romano dove sono nato. Lì chiaramente i medici conoscevano bene le leggi e lì mi sono fermato, mi hanno ostacolato. Sì, mi hanno detto purtroppo non si può andare oltre, c'è una legge che impedisce. Ecco, spieghiamo bene questo aspetto. Che vuol dire che c'è una legge che impedisce? Sì, la legge sulle adozioni che c'è stata finora dice che se la madre partorisce in anonimato, ovvero non consente di essere nominata, che è diciamo il presupposto per lasciare il bambino in adozione, non può revocare questo anonimato, né lei può revocare l'anonimato, né il figlio può andare a cercarla prima dei 100 anni. Che sembra una presa quindi in giro non riconosciuto dalla, figlio non riconosciuto il dalla figlio madre. Non riconosciuto questa dalla madre, questa è la differenza, diciamo. Sì, esatto, perché quello riconosciuto invece la legge dice che a 25 anni può richiedere di accedere alle proprie origini, il che non significa che accede automaticamente. Può ecco. E ovviamente questo è un ostacolo, un limite, perché si difendono solo i diritti della madre che vuole rimanere anonima. Sono tanti i figli non riconosciuti in Italia? Io adesso non ho numeri precisi al momento, però insomma sì, siamo parecchi e molti hanno questo desiderio. Però ecco, il problema è che magari molti ci vanno distinto e diciamo oltrepassano un po' quelli che sono i propri diritti e vanno a sconfinare in quelli che sono i diritti della madre che vuole rimanere anonima ancora.
Il mio professore di diritto penale all'università diceva: le leggi vanno sempre rispettate, però bisogna combattere per cambiarle. Esatto. Questa è una legge giusta? No, assolutamente no. Non è giusta perché, le faccio un esempio, allora, che non è la prima volta che faccio. I figli adottati in adozione internazionale in nessun paese del mondo hanno questo vincolo. Forse solo in Lussemburgo, ho letto da qualche parte. Sì, ma fino a un certo punto, perché c'è la possibilità comunque di avere informazioni maggiori. Però in Europa non esiste questa legge. Nei paesi adottanti, cioè quelli che danno i bambini in adozione, non esiste questa legge. Ora, questo che cosa significa in Italia? Creare un po' i figli di serie A e i figli di serie B, ragazzi, perché cioè io posso fare, a 25 anni compio la mia, se sono stato riconosciuto da mia madre posso saperlo, e io non posso saperlo, perché? Per tutelare quella madre che, per carità, nessuno dice di andare a, come dire, a rompere quello che è un suo diritto, però ci sono, e l'Europa ce lo dimostra, la Spagna lo dimostra, la Francia lo dimostra. C'è stata anche una sentenza della Corte della Europea Cassa, che ci obbliga ad adeguare la legge. Ad adeguarci alla legge. Quindi paesi anche a noi vicini hanno fatto in modo di trovare un modo per tutelare il diritto della partoriente, ma allo stesso tempo del figlio. Allora, Loris ha due possibilità, mi pare di capire. O campare 100 anni e più, e glielo auguro, diciamo così, ma anche se... O l'altra cosa, combattere per cambiare questa legge, cosa esatto. Che si prefigge attraverso l'associazione l'associazione Astronascente Adozione Origini Biologiche. Questa associazione nasce 14 anni fa e l'obiettivo principale è appunto proprio quello di cambiare la legge. Già avete presentato una proposta? Sì, abbiamo assolutamente presentato una proposta già prima che uscisse la sentenza della Corte Costituzionale che ha riconosciuto il 13 novembre del 2013 come anticostituzionale l'articolo 28 della legge sulle adozioni che c'è stata in vigore fino adesso, che vincola la ricerca delle origini dicendo che fino a 100 anni non si può procedere. E quindi dice in sostanza che questo diritto va riconosciuto e il nostro governo deve provvedere a cambiare. Ma perché è importante sapere? Ci sono anche aspetti, diciamo così, di carattere sanitario, no? Che possono essere importanti. Qui c'è un po' di confusione perché molte persone si aggrappano troppo ai motivi sanitari. Ignorando che in realtà la legge già dice che si può accedere a questi dati sanitari, che se noi richiediamo, almeno in teoria, la nostra cartella clinica, i nostri dati sanitari, li possiamo avere purché il personale ospedaliero, chi di mantenga dovere, l'anonimato. Ma copra tutti quei dati sensibili, quindi il nome della madre biologica. Quindi l'esigenza quale resta che... forte? Per l'esigenza avere... è... dicono vari motivi, però bisogna anche lì capire un po' meglio. Ad esempio, come dicevano loro prima, nell'adozione internazionale c'è proprio tutto un motivo di storia dietro, un paese diverso, costumi diversi, usanze, tutto quanto, quindi le origini è inteso in maniera molto più estesa. Altri invece che magari provengono da adozione nazionale, quindi non hanno, come dire, tratti somatici differenti da dover spiegare al pubblico e là magari vogliono semplicemente conoscere proprio la madre, la persona che li ha messi al mondo. Per la sua proposta, la vostra proposta? La nostra proposta che prevede? Prevede di certamente di dare alla madre la possibilità di revocare questo anonimato, quindi di quando vuole, quando se la sente in totale autonomia, non perché viene stimolata magari dalla richiesta del figlio o qualsiasi altra richiesta esterna, ma semplicemente quando se lo sente nel momento della vita in cui si sente più tranquilla, più libera, dice: voglio revocare il mio anonimato. Allora cosa fa? Si reca nell'istituto preposto, che può essere verosimilmente il tribunale dei minori o l'ufficio del garante della privacy, e deposita la propria volontà. A quel punto si crea un archivio, diciamo, delle madri che esprimono la loro volontà e il figlio adottivo potrà fare la stessa cosa in un momento differente, quando vuole lui, e dichiarare questa stessa volontà di conoscere la madre. Quando le due volontà si incontrano, solo allora si mettono, diciamo, in comunicazione con le dovute cautele e tutto quanto. Quindi non perché uno
viene disturbato dall'altro. Equilibrare due diritti. Come? Equilibrare due diritti, sostanzialmente. Sì, sì, esatto. È l'unico modo per non disturbare privacy e anonimato della donna che volesse continuare a rimanere anonima. Ci sono varie proposte di legge su questo. Sì, ci sono varie proposte. Ci sono anche il Comitato per le Origini Biologiche, anche FAENG, che sarebbe figli adottivi e genitori naturali. Sono vari movimenti in Italia. Come sempre succede, c'è una grande frammentazione proprio per fare una modifica, una proposta di modifica a questa legge che sia un pochino più, tutelante di entrambe le parti, come è in Francia, come è in Spagna, come è in Germania, insomma nei paesi. Basterebbe civili. Insomma guardare agli esempi europei, mi pare, esatto. Mi pare di capire. Allora, noi vi ringraziamo tutti. Per i contributi che ci avete offerto su un tema molto molto importante e delicato. Noi subito dopo la pubblicità cambiamo argomento. Su tutti i giornali di oggi si parla di scuola e della riforma che il governo Renzi si appresta a varare. Proprio alla scuola e all'abbandono scolastico è dedicato il nuovo reality di TV 2000 in onda da questa sera alle 21. Si intitola proprio La scuola. Vi svegliamo di cosa si tratta subito dopo. La classe. La classe, sì. Si chiama La classe, perdonatemi. La classe. E vi svegliamo di cosa si tratta subito dopo la pubblicità, tra poco. Entriamo in studio, eccoci. Siamo noi, lo dicevamo prima che stasera inizia lo il nuovo... Lo spot l'abbiamo visto subito prima, eh? Eh sì, inizia il nuovo reality di TV 2000, la che classe, emozione. Sì, dedicato alla scuola, dedicato all'abbandono scolastico e questa sera finalmente cominceremo a conoscere i ragazzi che partecipano. Ma ci saranno con loro tanti ospiti, ci sarà il ministro dell'istruzione... Stefano Giannini, sì, che poi torna da noi, torna da noi dopodomani. Ci sarà il giornalista Giovanni Floris e l'attore Neri Marco Re. Un parterre d'eccezione. Un bel parterre. E ci sono loro. E mica niente. Una bionda e una mora. Una bionda e una mora. Le insegnanti terribili, no? No, no, no. Allora, beh, non lo so, ora vediamo. Allora, Anna Gabriella di Lodovico, insegnante di lingue. Sì. Terribile. Terrificante. Con la bacchetta in mano. E Anna Chiara Luzzi, insegnante di italiano. La Luzzi mi sembra più buona però della... No, in realtà è più, secondo me, più buona di carattere Anna. Però, sì? Sì. Voleranno i quattro? No, non speriamo lo sappiamo, di no. Non sappiamo ancora niente, sarà un'avventura, vedremo. Non so, non... In realtà vogliamo motivarli, non giudicarli. Però giudichiamo un'altra cosa, perché ci facciamo aiutare dalla stampa di questi giorni, anzi di stamattina. Promesse, contestazioni e rinvii lascia la nuova riforma scolastica. Di questo si parla sui giornali oggi. E noi non possiamo iniziare che da lì. Un commento. Luzzi, inizi lei. Questa cosa della... Ti piace questa riforma? Sincera, devo essere sincera? Sincera. Ha delle grosse lacune questa riforma e effettivamente sulla questione della dispersione scolastica secondo me ancora non ci siamo, perché effettivamente i fondi sono stati tagliati, ci vorrebbero dei numeri alla mano che adesso qui non possiamo consultare perché non li ho portati, però comunque si possono assolutamente vedere. E forse su questa questione della dispersione scolastica non si arriva mai al dunque. Se si leggono anche i comunicati del MIUR, le intenzioni, gli obiettivi sono sempre pieni di buone parole, ma all'atto pratico, di sostanza vera, non c'è moltissimo. Anche perché non è più come un tempo che la dispersione scolastica è soltanto appannaggio di categorie socialmente deboli dal punto di vista economico. Un tempo era così. E non è soltanto prerogativa di alcune regioni del sud, certo la Campania è sempre in testa, però il 17% e oltre è un dato veramente allarmante che ci pone proprio nel e la riforma non aiuta coda. Su questo, secondo lei me dice. No. Chiediamo alla Di Lodovico un commento, no? Come gli studenti, la Di Lodovico. Ce lo dica, se no ne metto quattro in pagella, attenzione. Allora, prima di tutto bisogna vederla per bene, cioè io ho letto sommariamente, ho visto pure su internet. Una volta che viene, quando verrà fatta, uno può commentare. Di sicuro ha tante lacune, giustamente come dice Maria Chiara. Cioè a livello di dispersione scolastica non c'è nulla. E poi hanno tolto tantissimi fondi, vediamo quanti fondi stanzieranno. Vediamo, cioè tutto in vedremo. Io spero che facciano una buona riforma per stare al passo con tutti gli altri paesi europei. Spero. Allora io voglio chiedere a entrambe, partendo da te, perché è stato così importante per voi far parte di questo progetto, di questo reality, e perché in generale è così importante riportare ragazzi
i giovani sui banchi di scuola? Beh, questo è un esperimento quello che si sta facendo, vedremo alla fine come andrà. Però di sicuro un professore quando perde uno studente è una sconfitta totale. Allora il fatto di poter avere studenti e motivarli per ritornare ai banchi di scuola è una cosa che a me mi emoziona tantissimo, per questo sono contentissima di farlo. Vediamo un po' cosa succede, insomma è un'esperienza. Per te. Anna è sempre molto materna anche, no? Però questo è un approccio che la caratterizza. In realtà io vorrei trovare quello che c'è di buono, dei punti da cui partire, perché questi ragazzi comunque so che hanno lasciato la scuola per diverse ragioni e quindi ognuno ha una storia individuale che cercheremo di scoprire e cercheremo di capire se qualcuno si può recuperare. Insomma, l'obiettivo forse non so se è riportarceli tutti a scuola, ma noi siamo sognatrici, vediamo un po'. Ci credete? Allora noi ricordiamo, lo accennavi prima tu, che come dire, queste osservazioni di oggi sulla riforma le riporteremo pari pari al ministro che dopo domani sarà seduto su queste sedie bene. E risponderà a questo tema centrale. E poi io direi, Gabriella, di conoscerli. Sì, no? Perché nei prossimi giorni, diciamo, voi conoscerete molto meglio di noi, infatti. Insomma, i ragazzi che vi saranno siamo affidati. Siamo molto curiosi, devo dire la verità. E allora, proprio perché siete curiosi, noi vogliamo mostrarvi così un breve filmato per farvi iniziare a scoprire chi è Giuseppe, uno dei ragazzi che per l'appunto questa sera troveremo tra i banchi nella scuola. Sempre la classe. TV 2000. La classe. La classe. She'll tear a hole in you, the one you can't repair. Io la scuola non è che l'ho lasciata, io la scuola non l'avevo capito molto bene cosa mi poteva dare. When we were young, we didn't know. L'ho dovuto abbandonare perché la morte di mio padre mi ha fatto iniziare a lavorare con orgoglio e volontà di comunque fare qualcosa. It's better to feel pain. Ho iniziato a lavorare a 13 anni perché comunque la famiglia aveva bisogno di sostegno. La mia famiglia quando ho lasciato la scuola non è che mi ha ripreso, mi ha apprezzato, perché comunque non c'è molta cultura di scuola e comunque già lavoravo e per loro c'era tanto. Io la licenza media l'ho presa con la scuola serale. Gli assistenti sociali del quartiere stavano vicino alla mia famiglia per farmi comunque studiare e farmi mettere in regola con il lavoro. Io ho sempre fatto il barista, è il mio mestiere che mi piace, mi appassiona anche tantissimo, quindi sarebbe una grande soddisfazione se riuscirò a gestire un bar tutto mio. And I hope that you don't suffer, but take... Nei quartieri non si vive, si sopravvive, è questo l'errore principale, è questo che è il mio sogno, è far capire che non dobbiamo sopravvivere, dobbiamo vivere. Io faccio parte di un'associazione che si chiama Socialmente Pericolosi, che è nei quartieri spagnoli. Con questo progetto noi stiamo iniziando a fare qualcosa di buono per il quartiere, che sarebbe il volontariato, occupiamo delle piazze dove ci sono le scuole. Questo progetto ci ha fatto cambiare un po' le nostre prospettive. La mia ragazza è una ragazza molto intelligente, molto sentimentale. Poi in questo progetto, in queste cose che faccio, mi appoggia tantissimo perché vede in me molta sincerità e molta convinzione in questa cosa. Io voglio dare soddisfazione a mia mamma, anche che posso essere solo con il lavoro, perché basta poco per dare tanto a una famiglia dei quartieri, e ho sempre fatto quello che lei desidera, perché comunque perdendo mio padre lei già ha sofferto tanto nella vita. So while turning in my sheets and once again I cannot sleep. Se avessi studiato oggi magari sarei in un'altra posizione, sarei laureato, sarei un medico, ma per me non è tutto perso. So here I go. Per capire la vita e il vissuto devi vivere sia il bene che il male. Io il male ci sono entrato dentro, non mi è piaciuto. Set it, see my enemy. Set it low.
quei vicoli mi pare vagamente di ricordarli. Anna Gabriella di Lodovico, allora come, cosa dirà Giuseppe per convincerlo che è importante studiare le lingue? Ma di sicuro, insomma, lui ha avuto un passato, si vede, insomma, abbastanza pesante. Poi i vicoli dei quartieri spagnoli non sono facili. E cercheremo di fargli vedere il bello della scuola e quello che si è perso e quello che può fare anche, insomma, che lavorando e studiando si può pure fare. È più difficile, però si può fare. A lei l'esperienza non manca, no? No, non manca. Meno male, grazie a Dio non manca. Ha frequentato anche, come dire, da insegnante, sì, le scuole professionali, quindi, come dire, questi ragazzi li conosce. Sì, bisogna tenerli in riga. Questo tipo. Bisogna tenerli in riga, però essere pure a volte un po' materni, giustamente, come ha detto Maria Chiara. Allora, andiamo... Anna Chiara, qua ci sbagliamo tutti. Scusa. Eugenia. Sì, allora i protagonisti della classe, come dicevate, sono 10 ragazzi, sono 6 giovani uomini e 6 giovani donne tra i 18 e i 22 anni e sono stati appunto scelti tra i ragazzi che hanno abbandonato la scuola nel nostro paese. Allora è stato proposto appunto di ritornare sui banchi di scuola, di seguire lezioni di italiano, di matematica, di spagnolo, di storia e di geografia, ma anche dei laboratori come quelli di regia e di musica. Noi li seguiremo, li vedremo ogni giorno alle 13.45 dal martedì al venerdì, vedremo tutte le loro lezioni, comprese le lezioni speciali, perché ci saranno degli insegnanti, dei maestri molto particolari, per esempio vedremo Henry De Luca. E poi lunedì sera invece i 10 ragazzi si confrontano con le esperienze che hanno avuto in classe, confrontano le loro esperienze con degli ospiti in studio. Stasera cominciamo con Giovanni Floris e Neri Marco Re, il tutto il lunedì sera è condotto da Marco Presta. L'appuntamento è alle 21, sì, ricordiamo. Ci saremo. Che il programma è realizzato in partnership con il MIUR, che è importante. Allora, l'altra studentessa che vogliamo cominciare a farvi conoscere, sì, si chiama Mia, ha 22 anni e ha abbandonato la scuola quando ne aveva 18. Vediamo. Ho lasciato scuola quando avevo 18 anni, ho avuto un percorso un po' particolare, sono stata bocciata un numero considerevole di volte, tant'è che ho abbandonato quando facevo ancora il terzo anno di liceo. Iniziato a lavorare a 14 anni, questo ha pregiudicato molto anche il modo in cui io mi sentivo all'interno della classe. Ho iniziato come barista e ho sempre continuato come barista, eccetto alcuni lavori saltuari. Diciamo che quando appunto sono arrivata alla maggiore età c'è stato un problema di salute, insomma, di mio padre, in cui ho dovuto proprio supportarlo nel lavoro, andando invece a danneggiare il percorso di studi. E i miei genitori non hanno presa bene il fatto che io lasciassi scuola. In qualche modo io credo che si siano sempre chiesti se forse era colpa loro o meno. Abbiamo passato dei momenti veramente difficili. Io non so se sono mai riuscita a farli capire che non era tanto il fatto che loro mi avessero integrato nel mondo dei loro problemi, nel mondo della realtà, quanto io mi sentivo in dovere di starle vicino, mi sentivo in dovere di essere io un appoggio per loro. Mia madre lavora in un fast food, ha deciso di intraprendere 3 anni fa la carriera scolastica liceale. L'anno scorso si è diplomata, è stata un'esperienza molto molto particolare, io la interrogavo. Mi ha fatto una tenerezza grandissima. Ho conosciuto Stefano poco dopo aver abbandonato la scuola. È stato un incontro importante nella mia vita, forse anche seguendo il suo esempio, lui fa l'università. È una persona, io una persona che stimo dal profondo, perché in realtà è una persona che riesce a coltivare i suoi interessi, cosa che io non sono mai riuscita, riesce a prendersi cura di sé. E quindi da una parte io forse lo ammiro perché ha quel qualcosa che a me magari manca. Mi ricordo quando avevo proprio 15-16 anni, mi immaginavo il futuro come un tunnel buio. L'idea di tornare a scuola mi spaventa perché ho paura di riprovare le stesse ansie, le stesse angosce di quando frequentavo
tempo passato al liceo. Però da una parte c'è anche un accenno di eccitazione. La vita mi ha insegnato a essere positiva e credere che a ogni discesa ci sta sempre una risalita e io non ho paura. Non vi ha spaventato Mia, perché sembra bella tosta, vi darà del filo da torcere. Sembra una ragazza intelligente. Luzzi. Mi sembra una ragazza intelligente, sveglia. Sembra anche piuttosto tosta, però aveva gli occhi, insomma, dolci. Mi ha fatto pensare a una cosa, lei ha detto una cosa importante. Ho paura di ritrovarmi nella stessa situazione di prima, di avere le paure che avevo quando ho lasciato la scuola. E questo è uno dei motivi principali della dispersione scolastica, degli abbandoni, cioè gli insuccessi continui, le bocciature, perché comunque la scuola italiana è ancora molto basata su questa cosa, sullo spettro della bocciatura, della promozione, quindi un insuccesso ripetuto è uno dei fattori principali della dispersione scolastica e questa ragazza lo ha sottolineato. Lo ha ben detto. Sì. Professoressa Luzzi, no? Questi ragazzi spesso vanno incontro a un futuro difficile, io volevo chiederle, e lo chiederei a tutte e due, insomma, se pensate davvero che tornare ai banchi di scuola permetterà loro di riscattare questo futuro? Ci credete sul serio? Io credo che sia così, perché questa è un'età in cui bisogna compiere un ciclo e in questo ciclo la scuola è fondamentale, non come promessa per un futuro migliore, ma è l'unico periodo della vita in cui c'è una formazione codificata e si è pronti veramente ad acquisire una serie di cose. Ora, l'importante sarebbe, le scuole non sono tutte uguali. La dispersione è comunque più importante negli istituti tecnici e negli istituti professionali rispetto ai licei, no? Ed è motivata anche da altre ragioni, quindi anche questa cosa dell'alternanza scuola-lavoro andrebbe rivista in maniera più pratica e meno teorica probabilmente. Senta, domani fa insegnare italiano, la mia materia preferita, lo fai dire. Che, su cosa sarà questa lezione? Sul romanticismo. Ha scelto un autore? Non un autore nello specifico, mi sembrava che il romanticismo potesse essere particolarmente adatto ad un pubblico, che è un pubblico di quell'età e potesse motivarli in un certo senso, no? C'è tutta questa parte di cuore, passione, stiamo veramente procedendo proprio a grande giro, però forse è un argomento che può interessare. Che ne dite se conosciamo un'altra studentessa? Sì, direi proprio di sì. Andiamo? Sara. Ho lasciato la scuola a metà quarto perché a 15 anni sono rimasta incinta. La prima ecografia che feci ero rimasta incinta da poco. Vedendolo e sentendo il cuore, ho capito che sarei dovuta diventare mamma. Valerio è nato a settembre, il primo giorno di scuola, 13 settembre. Io quel giorno dovevo iniziare scuola, invece ero in ospedale. Vederlo poi appena è nato, sulla mia pancia, gli occhi, l'ha immaginato per 9 mesi, è stata un'emozione stupenda, bellissima. E a fine ottobre, i primi di novembre, sono rientrata a scuola. You could be happy. La mattina mi alzavo, sveglia prestissimo, lo portavo da mia nonna e da mia nonna andavo a scuola. Mentre era a scuola io chiamavo quasi tutte le ore per sentire come stava. Studiare e stare con lui era un po' difficile, però riuscivo insomma in qualche modo a studiare. Promossa, ho iniziato il quarto anno, però ho cominciato ad avere un po' di problemi, non riuscivo a seguire, quindi sono rimasta parecchio indietro e ho purtroppo lasciato scuola per dedicarmi di più a lui. Io e il papà di Valerio siamo stati insieme 5 anni. Abbiamo provato a formare una famiglia, però poi ci siamo lasciati. E quindi ho visto sfumare anche questa possibilità di avere una famiglia mia. Baby,
Con Valerio, più che avere un rapporto mamma e figlio, abbiamo un rapporto più come due amici, perché comunque sono piccola anch'io ancora, quindi non sono rigida, no quello non lo fai, no quello non lo fai, perché? Perché pure mia madre era come quello no, quindi io non voglio fare la stessa cosa che ha fatto lei, quindi qualsiasi cosa è sì. Io conosco Torbella Monaca perché ho sempre vissuto qua e non è uno dei quartieri migliori, quindi per mio figlio e per un suo futuro vorrei farlo vivere in un posto, diciamo, migliore, più tranquillo. La mia delusione più grande dopo che è nato Valerio è stata perdere i miei amici. I ragazzi mi hanno capito un po' di più delle mie coetanee su questa situazione. Io penso che il fatto di aver lasciato scuola mi ha fatto perdere molte cose, quindi ricomincerei subito, anche adesso, se domani mi dicono vuoi andare a scuola, sì, ricomincio. Una frase importante per me, che prestissimo mi tatuerò, è una frase del Piccolo Principe, che dice che per ogni fine c'è sempre un nuovo inizio. Di Lodovico, professoressa Di Lodovico, che è scappato il tu e lei. Sì. Che cosa volete dire con la classe ai ragazzi che hanno abbandonato e che sono ancora fuori, sono rimasti fuori? Beh, è che la cultura è tutto. E in effetti, come diceva Anna Chiara, è un periodo in cui c'è proprio l'obiettivo della formazione. Se invece uno lavora e poi studia, non è la stessa cosa, cioè nel senso uno se va la mattina c'è tutto proprio, tutto curriculare, tutto quello che deve fare, è obbligato però e anche deve essere pure anche motivato, per questo li vogliamo riprendere, perché può essere che hanno avuto dei problemi come per esempio la nostra studentessa che ha avuto un figlio o è morto un genitore, si sono dovuti mettere a lavorare, sì, che insomma li vogliamo dare la gioia di ritornare nei banchi di scuola. Insomma, vuole essere una sirena che suona anche oltre i 10 studenti, no? Ma certo, certo. Infatti io voglio dire, fate i ribelli, studiate, come si legge bello, ultimamente. Ci piace questo, no? Fate i ribelli, studiate, studiate. Ci piace. E non è soltanto un processo di apprendimento la scuola, è proprio di educazione, di autoeducazione, anche irripetibile nella vita. Allora, io ricordo il primo appuntamento. Oh, non mancate, eh. Tutti davanti allo schermo, ore 21, parte il nuovo reality di TV 2000, La Classe. Io metterò sui social, fate ribelli, studiate. Brava. Intanto ringraziamo le nostre ospiti. Grazie a voi. E noi torniamo con Siamo Noi domani, puntualmente alle 15.25, una puntata dedicata alla criminalità organizzata. Sarà un viaggio attraverso l'Italia, da nord a sud, per raccontare i nuovi affari delle mafie. E adesso, come ogni giorno, la linea va al diario di Papa Francesco. Domani, ore 15.25. Arrivederci.